Appuntamento a Piazza del Popolo, sotto l'obelisco, vicino ad uno dei leoni che sputano acqua. Qualcuno è più preciso degli altri o è arrivato in anticipo? Un contratto importante da firmare? O semplicemente una gita al mare o ai castelli? Ma ecco, anche gli altri sono arrivati. Un breve, cordiale saluto e poi via tutti e tre. Dove? Né ai monti né al mare, al Judo Kodokan Club, dove i maestri Otani e Toda insegnano lo judo, che tradotto letteralmente significa arte gentile. Ecco le armi del mestiere, la casacca, i pantaloni e la cintura, anzi le cinture, perché nel judo tutta una gamma tecnica alquanto complicata è distinta dai colori delle cinture. Dalla cintura gialla o arancione o verde o blu o marrone del gruppo di allievi si arriva alla cintura nera, distinta anch'essa nei vari gradi degli esperti di judo. Ottenere la cintura nera è un lungo lavoro fatto di paziente tenacia e sacrificio. La ginnastica e la preparazione atletica sono le basi essenziali di questo sport che richiede intelligenza e perspicacia. Ecco alcuni esercizi. Una ginnastica tendente soprattutto a sviluppare gli arti inferiori, dato che è per mezzo di essi che si arriva a quella agilità che è l'elemento base del judo. Gli esercizi hanno lo scopo di sciogliere i muscoli e le giunture per evitare che ci si possa slogare e lussare le caviglie e i polsi. Le cadute sono la base essenziale del judo, in quanto scopo preciso di questo sport è lanciare l'avversario a terra per immobilizzarlo o strangolarlo o produrgli lussazioni. La caduta tende ad eliminare qualsiasi danno derivante dall'urto violento del corpo sul terreno e deve essere eseguita con una tecnica speciale. I colpi che udite sono procurati dalla battuta violenta del braccio sul terreno che assorbe tutto l'urto della caduta stessa. Esistono cadute in avanti, cadute laterali e cadute indietro, a seconda di come un judoista è lanciato sul terreno. I due maestri di judo, il signor Otani, cintura nera quinto grado, e il signor Toda, cintura nera terzo grado, danno una dimostrazione degli effetti degli squilibri, elemento essenziale delle tecniche judoiste. Gli squilibri, come le cadute, possono essere in avanti, indietro, laterali, per poter, quando un avversario è squilibrato, applicare le varie tecniche di lancio che servono a metterlo fuori combattimento. Il kata, che qui viene eseguito, è una dimostrazione tecnica e stilizzata di una serie di azioni judo, sulle quali gli allievi studiano il modo di comportarsi e di agire. Nel kata si possono distinguere azioni di braccia, di anca, di gamba, azioni con cadute volontarie di chi effettua il lancio. Tutti i movimenti devono essere preventivamente studiati e poi eseguiti con la massima cura e la massima precisione. Questo è il Nage no Kata, o Kata delle tecniche in piedi. Nel judo i kata sono cinque ed ognuno illustra una determinata particolarità di questo sport. Il
maestro Otani ora dà dimostrazione di alcune tecniche di lotta a terra, tecnica che si basa prevalentemente sulla immobilizzazione, lo strangolamento e la lussazione di determinate parti del corpo. La lotta a terra, come quella in piedi, richiede non impiego di forza, ma rapidità, tempestività e agilità. Quando un avversario è immobilizzato o strangolato o subisce una leva, batte con una mano più di due volte o una parte del corpo dell'avversario o il terreno di combattimento, e questo indica la resa. Otani e il maestro Totà si esibiscono in alcuni brevi cenni di difesa personale o applicazione degli atemi, che altro non sono se non l'applicazione del judo trasferito nel campo della difesa personale. Come in tutti gli sport, soprattutto nel judo, disciplina morale oltre che fisica, la forma è considerata sostanza, sicché il cerimoniale è sempre seguito con stretta ortodossia. Nel saluto si riassume tutta la nobiltà del judo, tramandato dalla nobile classe dei samurai.